Grazie, non è solo in senso formale, ma in senso sostanziale e, se mi consentono, oltre che cordiale, amichevole, che ringrazio l'organizzazione qui rappresentata dalla dottoressa Mingucci, la provincia, questa grossa istituzione qui rappresentata dalla Sua Eccellenza il dottor Mario Galli. E entrambi vorrei ringraziare poi per le belle e dotte parole con le quali hanno introdotto questa mia lezione. Il dottor Galli, parlando di realismo, ha già colto quello che è il nocciolo della teoria fisica di Aristotele. Molto suggestivo, io purtroppo non posso fermarmi su questo aspetto, non potrò. Tra i tiranni del nostro tempo c'è anche l'orologio, sarebbe meglio, anziché essere tempo, essere, per citare un'opera heideggeriana, naturalmente essere l'eterno. È molto suggestivo questo rapporto realismo-libertà, realismo-ecologia, mi piacerebbe, non lo posso fare. E ringrazio anche la dottoressa Mingucci, specializzanda, è già specialista, più che specializzando, specialista di filosofia aristotelica, laddove ha detto che ogni traduzione è una interpretazione. Infatti sì, vorrei proporre i contenuti oggettivi, per carità, da un punto di vista storico-filologico, dal testo si parte, al testo si arriva, ma la pretesa di rappresentare il testo è soltanto una pretesa, sarà appunto un'interpretazione. E la ringrazio in particolare per aver detto che la fisica di Aristotele è una filosofia del senso, no? È una filosofia del sensibile. Detto questo, entro subito, mi hanno già introdotto ampiamente le parole sia del dottore Galli che della dottoressa Mingucci. Io articolerò questa esposizione in due momenti. Vedrò prima qual è lo statuto epistemologico della fisica di Aristotele, per poi passare a vedere quali sono i capisaldi dottrinali. Purtroppo solo i capisaldi, se volessimo entrare nei particolari, altro che un'ora. Però mi consentono subito di fare una premessa. La fisica di Aristotele ha dominato il sapere, occidentale da quando è stata elaborata, siamo intorno al 300 a.C., fino al 1600, grosso modo, quando Galileo introduce la nuova scienza fisico-matematica. E qui è stata sostituita. Ma ecco il punto, ove la sostituzione sia stata intesa, non da Galileo, ma dai galileiani, come ci sono Aristotele e gli aristotelisti, ci sono stati Galileo e i galileiani. Ove sia stata questa sostituzione, sia stata intesa come una falsificazione, qui si è compiuto un grosso equivoco, uno dei sensi interpretativi, dottoressa, su cui si baserà questa mia conversazione, è proprio questo. Perché? Ecco il punto. Perché la filosofia, la fisica di Aristotele, subito per svelare l'assassino del giallo, no? Sarà questo uno degli scopi a cui voglio arrivare, e lo dico subito perché, avendolo chiaro, si possono più facilmente seguire le tappe del percorso. E la fisica di Aristotele è una metafisica del sensibile, è una scienza, episteme, ma scienza, episteme, in senso greco e aristotelico in particolare, vuol dire due cose, vuol dire studio delle cause, scientia est scire per causas, ma vuol dire in una sua accezione, quella appunto metafisica, quella appunto filosofica, studio delle cause prime e dei principi supremi. La metafisica, il libro alfa, è proprio questa, no? La filosofia prima o metafisica è proprio della scienza, non delle cause, ma delle cause prime e dei principi supremi. Benissimo, la fisica è studio delle cause prime della realtà diveniente, dunque è una filosofia del sensibile, è una filosofia del movimento. E allora, ecco la sua distanza dalla fisica galileiana, dalla fisica matematica, la quale
pensino a Galileo, il tentare l'essenza è l'opera cosa impossibile, la quale prescinde dagli aspetti ontologici, per apportarsi invece sugli aspetti matematici. E allora è chiaro che sono due cose diverse, ed essendo due cose diverse, una può sostituire l'altra, ma non può scontrarsi con l'altra, perché due rette parallele non vengono a incontro e dunque neppure a scontro. Quando si è pensato di far scontrare Aristotele con Galileo, Galileo con Aristotele, si è caduto appunto in un grosso equivoco che la moderna storiografia, non soltanto aristotelica, questo era già noto dal tardo 800, dopo l'orgia positivistica, vero? Ma gli stessi scienziati oggigiorno riconoscono. E allora veniamo al tema. Oggetto della fisica per Aristotele è lo studio dei ta physei onta, cioè degli enti naturali, gli enti della physis, che Aristotele caratterizza contrapponendoli, no? Distinguendoli ai ta techne onta, cioè ai prodotti della tecnica, ai prodotti dell'arte, potremmo dire ai manufatti. Tutti e due hanno un punto in comune, sono divenienti. Questo fiore diviene, questo animale diviene, quest'uomo diviene, ahimè. Mi piacerebbe vivere nell'eterno, ma fra qualche centinaio di anni, no, pardon. E così come i prodotti della tecnica, i manufatti divengono da questo pezzo di legno, è uscito questo tavolo. Ma con quale differenza? Ecco il punto. I ta physei onta, gli enti naturali, hanno in se stessi il principio della quiete e del movimento. Questo fiore sboccia da sé, questo animale nasce da sé, non è fatto nascere, questo fiore non è fatto sbocciare, mentre evidentemente questa penna è stata fatta divenire, no? Da questo pezzo di legno è stato fatto divenire. E allora se la fisica è appunto lo studio degli enti che hanno degli enti in movimento e che hanno appunto in se stessi il principio, cioè la causa della quiete del movimento, e sarà appunto la ricerca di questa causa, perché la scienza è appunto scire per causas, no? Negli analitici secondi, dove Aristotele fissa lo statuto della episteme, no? Appunto stabilisce che la scienza è un sapere causale. E la causa di questi enti naturali è appunto la physis, la natura. Qui entriamo in medias res. Perché? Perché la natura è una delle cause. Aristotele dice che le cause sono del divenire sono fondamentalmente tre. La natura, che è causa, cioè principio degli enti naturali, l'intelletto o l'arte, che è causa o principio dei manufatti, e poi il to automaton, cioè il caso, di cui non mi occupo, di cui una specie è la tyche, cioè la sorte, la fortuna è stato l'oggetto del festival precedente, no? Queste sono le tre grandi cause, no? Queste sono le tre grandi cause. E la fisica appunto deve studiare la natura come causa, cioè come principio degli enti naturali. E Aristotele subito determina, all'inizio del secondo libro della fisica, che è molto antico, determina in che senso si può parlare di cause, elaborando la famosissima dottrina delle quattro cause, cioè della causa materiale, causa formale, causa efficiente, causa finale, che poi ritornerà anche nel libro Alfa, nel primo libro della metafisica. E determinate queste quattro cause, determinato che causa, no? In greco aition o aitia, no? Esiste anche però anche il maschile, anche aitios, no? Quindi può essere aitios, aition o aitia. E precisato che causa non si dice univocamente, ma pollakos legetai, cioè si dice in molti sensi quei quattro che ho detto prima, come causa materiale, causa finale, causa efficiente e causa formale. Precisato questo, Aristotele fa vedere che la natura
è causa in tutti questi quattro sensi, sia come materia, come forma e come fine, è causa in tutti questi quattro sensi, ma prevalentemente come fine, no, come fine. E lo si capisce, no? Da questo seme non nasce qualunque pianta, nasce un certo tipo di pianta, quindi è, il divenire è finalizzato, no? Da questo ovulo fecondato non nasce qualunque tipo di animale, nasce evidentemente un certo tipo di animale, quindi c'è una finalità. E qui allora sorge subito un grosso problema. Se la natura è regno di finalità, e allora come fa ad esserci una scienza? Perché? Perché la scienza est scire per causas. Sapere e scire per causas vuol dire poter dare un'impostazione necessitaristica all'oggetto. No? La matematica non mi dice che qualche triangolo ha la somma degli angoli interni a 180 gradi, dice necessariamente. La fisica non mi dice che qualche corpo lasciato libero nel vuoto cade, ma necessariamente, grazie alla forza di gravità. E allora, data l'impostazione realistica di Aristotele, se la scienza fisica, in quanto scienza, deve ipotizzare la necessità, vuol dire che la necessità è nella natura, perché, data appunto la posizione oggettualistica, no? Realistica, non può ipotizzare qualcosa di diverso. Quindi se la scienza in quanto tale esige necessità, la necessità deve essere anche nella natura, ma la natura è il regno di finalità. E come si mettono d'accordo questi due aspetti? Com'è possibile che ci sia una finalità necessitata o una necessità finalistica? E sotto questo profilo Aristotele in Fisica 1.9 escogita una delle teorie che non esito a definire geniali, perché se noi andassimo a vedere, purtroppo non ho tempo, se avessi lo cercherei di farlo, magari se c'è nella discussione, Popper, Feyerabend recuperano questo, che è alla base di certe teorie epistemologiche moderne. Fa vedere che la necessità, in greco ananke, no? Anch'essa non ha un senso univoco, ha due sensi. Anch'essa pollakos, no? Legetai, si dice in molti sensi. Per un verso è la necessità assoluta, quella che in greco Aristotele dice haplos ananke, ananke in senso assoluto. Ed è la necessità delle conclusioni rispetto alle premesse. Dato A segue necessariamente B. Poste queste condizioni, segue necessariamente il risultato. Quindi la necessità del risultato rispetto alle premesse. Come vedono? Come è facile capire? È una necessità di tipo meccanicistico. Posto i mattoni, la calce e i legni, segue necessariamente la casa. Posto A, segue B. Se fossimo soltanto su questo piano, saremmo sul piano appunto del meccanicismo. Detto tra parentesi, questo sarà sempre il sottosfondo del nostro discorso, la fisica galileiana è proprio questa. Poste queste condizioni del movimento, si determina il movimento. Perché non è una fisica, perché è una fisica finalistica, perché tentare le essenze l'opera cosa impossibile. Ma, dice Aristotele, accanto a questa necessità aplos, che vige in matematica, posto il triangolo, segue necessariamente che la somma degli angoli è eccetera eccetera, c'è anche una necessità ipotetica, ananke ex hypotheseos, no? La quale necessità ipotetica non è più la necessità del risultato, del conseguente dato l'antecedente, ma rovescia i termini, è la necessità dell'antecedente dato il conseguente, cioè se c'è questo fine, è necessario che ci siano queste condizioni per raggiungere il fine. Per stare all'esempio che fa Aristotele, non più se ci sono i mattoni, il legno, la calce, c'è la casa. Necessità assoluta, determinismo. Ma poiché c'è la causa, c'è la casa, è necessario, risultato conseguente, è necessario che ci siano calce, mattoni, legni, cioè
è la necessità delle condizioni nell'ipotesi, ecco perché necessità ipotetica, che ci sia l'esito. Benissimo, la necessità che vige nella natura è proprio la necessità di tipo ipotetico, dove evidentemente vengono salvati sia la necessità che la finalità. No. E posto che questo è l'oggetto della fisica, appunto, studio degli enti divenienti, il cui principio è appunto la natura, che è regno di finalità, ma al tempo stesso anche di necessità, ma di una necessità ipotetica, dove si inquadra la fisica? Qual è il suo statuto epistemico o epistemologico? Qui occorre richiamare la ben nota distinzione aristotelica dei tre tipi di scienze, no? Ci sono delle scienze poietiche che si occupano del fare, del produrre, della poiesis, della produzione, cioè di quel tipo di fare che è tale per cui l'oggetto fatto è esterno, è estrinseco al soggetto che fa. Se io costruisco questa penna, evidentemente, se io produco questa penna, evidentemente la penna è estrinseca a me che la produco. Poi ci sono le scienze pratiche, che sono scienze che si occupano di un fare autotelico, di un fare nel quale la cosa fatta non è estrinseca, ma è interna al soggetto che fa. Se io passeggio, se io parlo, se io cammino, se io mangio, evidentemente il mio camminare non è estrinseco, non è distinto, non è autonomo rispetto a me che parlo, faccio, cammino. E infine le scienze teoretiche, dove il sapere non è più finalizzato per un fare, fosse esso autotelico o eterotelico, poietico o pratico, ma il sapere è fine a se stesso, è un puro zerein, conoscere per conoscere. In altri luoghi, in maniera molto suggestiva, Badino Aristotele scrive un pessimo greco, non è mai poetico, perché? Perché lo scienziato che in laboratorio prende degli appunti, degli ipomnemata, non si occupa dello stile, si occupa della esattezza dei contenuti. Ma in certi luoghi parla del sapere teoretico come di colui che va a Olimpia, giochi di Olimpia, non per vendere, visto che c'è grande commercio, grande affluenza di gente, non per gareggiare, ecco la pratica, ma per contemplare l'eterno spettacolo, no? E la bellezza dello spettacolo, dei corpi che gareggiano. È uno dei luoghi in cui stranamente Aristotele poetizza, no? Lui che evidentemente ha tutto uno stile, direi persino brutto da un punto di vista formale, perché appunto è lo scienziato che non si occupa di fare degli anacoluti, ma che si occupa dell'esattezza del concetto. Ecco appunto la scienze o filosofia teoretica, è appunto quella filosofia che pensa, specula con il puro piacere di speculare, sapere per il sapere. E le scienze teoretiche comprendono la matematica, la fisica e poi la metafisica o filosofia prima. Dal nostro punto di vista, quindi la fisica rientra nell'ambito, dal punto di vista epistemologico, rientra nell'ambito delle discipline o scienze o epistemai teoretiche. E dal nostro punto di vista è basilare il rapporto che essa intrattiene con la matematica. Rapporto che si determina in questi modi. La matematica astrae, nel senso greco, cioè prescinde dagli aspetti fisici dei corpi per tener buono, per occuparsi soltanto dei confini del corpo. Cioè, per esempio, questo tavolo è un corpo che ha una superficie di tipo rettangolare, la quale superficie ha delle linee che sono delle rette. Benissimo, la matematica prescinde dal to-on, dall'ente fisico, e astrae, tiene buono soltanto gli aspetti quantitativi. Cioè la sua rettangolarità, la linearità, la angolarità, che
ha degli angoli, e studia appunto la superficie, la linea, gli angoli, che sono aspetti reali, ma astratti. Non studia l'ente nella sua l'ente fisico nella sua complessità, ma astrae dall'ente fisico soltanto gli aspetti matematizzabili, superfici, numeri. Non così la fisica. La fisica invece studia l'ente fisico nella sua globalità, quindi anche negli aspetti matematici, ma non solo. Lo studia come ente diveniente, cioè come ente in cui una forma non è una forma astratta, prescindente dalla materia, ma è una forma incarnata, immaterializzata, nel synolon, nel sinolo, nel tutto intero. E qui allora c'è una grossa differenza, una conseguenza che costituisce una ulteriore grossa differenza tra fisica e matematica. Perché? Perché la scienza matematica ha delle dimostrazioni che sono acribestata, cioè sono assolutamente rigorose in quanto si occupano soltanto delle forme, mentre la fisica ha delle dimostrazioni, ha delle apodexeis, cioè delle dimostrazioni che sono sì rigorose, ma non in senso assoluto, ma sono, Aristotele dice, più duttili, sono malacotera, malacos vuol dire appunto duttili, sono più duttili. Perché? Perché le forme della matematica sono forme pure in quanto astratte, mentre le forme che studia la fisica sono forme incarnate nella materia, e la materia è principio di indeterminazione, mentre la forma è principio di determinazione, la materia è principio di indeterminazione. Quindi nell'ambito fisico certo che c'è la necessità ipotetica, ma c'è anche l'eccezione, c'è un os epitopolu, un per lo più l'uomo genera l'uomo. Ma può capitare che ci sia una eccezione, che ci sia un mostro, no? Uomo con quattro braccia e via di seguito, no? Un teraton, un mostro. Badino che la teratologia sarà uno dei capitoli che ha iniziato da Aristotele attraverso il corso della filosofia. Se avessimo occasione purtroppo sempre questo infernale strumento, no? Non mi impedisce, ma sarebbe interessante vedere, no? Ecco, la fisica studia appunto enti che sono per lo più l'uomo genera l'uomo. Perché? Perché le essenze che essa studia sono essenze incarnate, immaterializzate, e mentre la forma è principio di determinazione, la materia è principio di indeterminazione. Quindi c'è sempre uno scarto, c'è sempre la possibilità di un differenziale. E questo aspetto epistemico si traduce da un punto di vista metodologico in un'altrettanto basilare differenza. La matematica, poiché studia aspetti astratti, nel senso che ho prima chiarito, pone i suoi principi. Izenai, ditemi, no? Cioè pone i suoi principi. Invece la fisica non li pone, ma li recupera induttivamente, anzi diaireticamente, chiarisco subito, dall'esperienza. Cioè parte dall'esperienza, la quale ci presenta una nozione holos, cioè globale. Essendo globale è mescolata, pone syncheimena, pone syncheimai, cioè pone assieme molte cose. Benissimo, il fisico, o physikos, diaireticamente, deve discernere in questo iniziale complesso disomogeneo i singoli aspetti, ricavando appunto da questo i suoi principi. Quindi mentre la matematica pone i suoi principi, pone le essenze, pone le ipotesi, la fisica ricava le essenze e le ipotesi per via di successive diaireseis, no? Di successive discriminazioni, no? Scissioni,
arrivando ai principi che sono noti per sé, sono i più noti, catautà per sé, attraverso quello che è più noto per noi, cioè partendo dall'esperienza, che è sempre un qualcosa di complesso, e partendo dal complesso giunge al semplice attraverso questo. Siamo ancora sotto un profilo del realismo, no? Parte dall'esperienza per arrivare. E anche qui, un minuto, non di più, mi permettano di sottolineare una parentesi, solo non più di un minuto. Come ci sia una profonda, quanto non avvertita, somiglianza tra un procedimento galileiano e un procedimento aristotelico. Perché quando Galileo matematizza la fisica, cioè dice il tentare le scienze non mi interessa, io studierò soltanto gli aspetti matematizzabili, quantitativizzabili degli enti fisici, e cosa fa? Non fa nient'altro che prescindere dagli enti fisici di tutti gli altri aspetti, per tener buono soltanto gli aspetti quantitativi, matematizzabili. Ma questo è esattamente il procedimento che Aristotele ha fatto rispetto alla matematica. Quindi Galileo, senza avvedersene, o meglio i galileiani senza avvedersene, recuperano, no, una procedura epistemica che già qualche settimana prima Aristotele aveva fatto, no, riguardo alla matematica. È uno dei grossi fraintendimenti, la storia della filosofia moderna è una storia, diciamo così, per altro verso, di fraintendimenti dell'aristotelismo. Chiusa la parentesi, torniamo a noi. E allora, ciò posto, qual è l'oggetto della fisica? L'abbiamo visto, gli enti naturali, gli enti cui principio è la natura, necessità assoluta, no, necessità ipotetica. Visto qual è il suo statuto epistemico, non astrae ma studia l'ente in movimento in quanto tale, perciò ricava i suoi principi dall'esperienza. Quali sono i capisaldi di questa dottrina? E in senso complessivo possiamo dire che la dottrina, l'oggetto della dottrina fisica di Aristotele è il divenire, è il mutamento, la metabolè, di cui un aspetto, lo vedremo subito, è la kinesis, cioè il movimento. Teniamo distinti il mutamento dal movimento, non sono la stessa cosa, sono vicine. E legato al movimento, una teoria del luogo, cioè dello spazio, del tempo, del vuoto e dell'infinito. Io mi soffermerò fondamentalmente sulla dottrina del divenire, della metabolè, del mutamento, perché è il caposaldo, gli altri sono dei corollari. Trattando del divenire o mutamento, dire mutamento, dire divenire è sinonimo per Aristotele. Aristotele prende in considerazione le teorie dei suoi predecessori, i quali, fino a partire da Eraclito, avevano determinato il divenire come passaggio da un contrario all'altro contrario, passaggio dal bianco al nero, dal sano al malato, dal vivo al morto e via di seguito. E Aristotele, applicando un metodo dialettico, la matematica non usa la dialettica, figuriamoci, la fisica anche studia metodi, usa anche la dialettica, è un'altra differenza. Dice che questo è vero, no, questo è vero che il divenire, il mutamento, è il passaggio da un contrario all'altro, ma attenzione, non è un contrario che passa nell'altro contrario, non è il bianco che diventa nero, non è il sano che diventa malato, ma occorre un terzo principio, cioè il sostrato, che da un contrario passa all'altro contrario. Per essere più tecnici, è un sostrato, un terzo principio, accanto ai due contrari, no? Che viene affetto prima da un contrario e poi da quest'altro contrario. Occorre il mio corpo che
prima è bianco, poi va al mare, si abbronza e diventa nero. Non è bianco che diventa nero, ma è il mio corpo che viene affetto, no? Da un contrario all'altro. Quindi non bastano i due contrari, occorre un terzo principio, il sostrato. E il sostrato è una dei sensi della sostanza. Sostanza è materia, sostanza è forma e sostanza è sinolo. E la materia funge appunto da ipokeimenon, cioè ipokeimai, ciò che sta sotto, keimai, ipo, sta sotto. Non sono, ulteriore passo avanti, i due contrari non sono qualunque contrario. Il bianco non passa nel vecchio. Vecchio giovane sono contrari, bianco nero sono contrari. Il bianco non passa nel vecchio, il bianco muta nel nero. Quindi il passaggio da un contrario all'altro sarà passaggio in senso finalistico. Dire che è un passaggio in senso finalistico vuol dire che c'è un passaggio da qualcosa che è contenuto, ma non c'è ancora, cioè è in potenza, alla entelecheia, entelei ekein, essere nel compimento, cioè all'atto, alla attualizzazione di questa qualcosa. E allora il passaggio da un contrario all'altro, l'essere affetto del sostrato, da un contrario poi all'altro, vuol dire passare dalla potenza all'atto. Da una potenzialità, da un essere contenuto ma non esserci ancora, a un entelei ekein, entelechia, no? Atto, cioè essere nel telos, essere nel compimento. Non solo, ma questi contrari, dice Aristotele, a ben vedere sono l'uno la forma e l'altro l'assenza, cioè la privazione, la steresis della forma. Cioè il passaggio da un contrario all'altro, il passaggio da una forma alla sua privazione o viceversa, dal passaggio dalla forma del bianco alla sua privazione nel nero. E allora, come vedono, Aristotele recupera la dottrina dei predecessori, il mutamento e passaggio da un contrario all'altro, ma la perfezione fa vedere che non bastano soltanto, non bastano due principi, ne occorre un terzo, il sostrato, fa vedere che questo passaggio non è un passaggio a plus assoluto, ma è un passaggio di tipo finalistico, cioè implica potenza e atto, e in più fa vedere che i due contrari sono forma e privazione. E allora, posto così le categorie del movimento, del divenire o del mutamento, Aristotele prende in considerazione le categorie, no? E fa vedere che questo passaggio dalla potenza all'atto, questo passaggio dalla forma alla privazione, non può avvenire secondo tutte le 10 categorie, perché alcune categorie, tipo la relazione, sono tali che in se stesse implicano un movimento. La relazione padre figlio, padrone schiavo, marito moglie. È ovvio che se si muove il marito, si muove la moglie, si muove un relativo, si muove anche l'altro correlativo, quindi avendo in se stesso una correlazione hanno già in se stesso il movimento, quindi non ci può essere un movimento del movimento. E Aristotele fa vedere appunto che le quattro categorie secondo cui avviene il passaggio dalla potenza all'atto, cioè dalla forma alla privazione, sono sostanzialmente quattro: la sostanza, la qualità, la quantità e il luogo. E il passaggio dalla potenza all'atto, cioè dalla forma alla privazione, secondo la sostanza, è quella che Aristotele chiama la generazione e la corruzione, cioè la genesis e la phthora, dove ne vale il sostrato. Il soggetto che nasce passa da una potenza all'atto secondo la sua sostanza, e che muore, ai noi, ne vale la sua sostanza. Questo foglio, no, se lo brucio, se lo genero o lo brucio, lo distruggo, ne va dal sostrato. Quindi è un passaggio dalla potenza all'atto dove appunto ne va, no, della sostanza, del sostrato. È il sostrato stesso che si genera o che si distrugge. L'altro tipo di mutamento, il passaggio dalla potenza all'atto secondo la qualità, è quello che Aristotele chiama la alloiosis, cioè la alterazione, dove il sostrato permane.
ma cambia semplicemente la sua qualità. L'esempio che facevo prima, se vado al mare, evidentemente il mio e quindi mi abbronzo, il mio sostrato resta lo stesso. Se io questo foglio, come dire, da bianco lo coloro in rosso, evidentemente il sostrato resta, muta semplicemente la sua affezione qualitativa. Il sostrato resta, da bianco divento nero, da bianco, nel caso del foglio, diventa rosso. Terzo aspetto, mutamento secondo la quantità, quella che Aristotele chiama l'aumento e la diminuzione, auxesis e phthisis. Anche qui il sostrato permane, ma muta il suo aspetto quantitativo. Non so, se dimagrisco ne avrei bisogno, o ingrasso, evidentemente il mio sostrato è identico, solo che cambia, no, da 190 kg a qualche chilo di meno, no? E viceversa. E infine, il movimento secondo luogo. Quello che Aristotele, il passaggio dalla potenza all'atto, cioè dalla forma alla privazione, secondo luogo. È quello che Aristotele chiama la forà, la traslazione, dove anche qui il sostrato resta identico. Se io sposto questo foglio da qui a qui, il sostrato resta identico, ma ciò che muta è il luogo. Vedono che entro la teoria del movimento è implicita la teoria del luogo, perché c'è un tipo di movimento, la traslazione, che è un passaggio dalla potenza all'atto secondo il luogo, quindi bisognerà studiare il luogo, ma tutto si inquadra nella teoria del divenire, tutto si inquadra nella teoria del mutamento. Ecco perché questo è il caposaldo, no? Il grund della filosofia, il fondamento della fisica aristotelica, e ecco perché la fisica aristotelica è una filosofia del sensibile, perché studia, mi dice, Tiesti, che cos'è il mutamento, non come si determina. E Aristotele distingue due tipi di traslazione, cioè di movimento secondo luogo. La traslazione rettilinea, che è imperfetta, perché è imperfetta per factum, cioè fatto fino in fondo, compiuto, perché ha un inizio e ha una fine. Se ha una fine, è per factum. E la traslazione invece circolare, che è tipica delle sfere celesti, no? Ed è per facta, è compiuta per factum, cioè fatto fino in fondo, perché appunto nel cerchio non c'è mai un'origine, non c'è una fine. E quindi, secondo aspetto, il luogo. Perché? Perché c'è un tipo di movimento che è passaggio dalla potenza all'atto secondo luogo, quindi l'indagine deve spostarsi sul luogo. E anche qui, badino, se noi andiamo a leggere Locke, gli essay di Locke, vediamo che c'è una dottrina, quella della navicella, no? Quella della nave, che è nient'altro che la traduzione in inglese del libro quarto della fisica di Aristotele. Quindi questo per dire come perduri, insomma, nelle settimane, negli anni e nei secoli questa dottrina. Aristotele incomincia a dire il luogo, badino, non parlo di spazio, parlo di luogo. Il luogo è ciò che contiene la cosa. Io sono dove? In Piazza Grande, quindi in Piazza 20 Settembre, quindi vuol dire che la Piazza 20 Settembre contiene me. Sono contenuto. Ma come lo contiene? Come lo contiene? Potrebbe sembrare che il luogo sia, come dire, la sagoma, la superficie del corpo contenuto. E così è stato determinato, basti pensare a Platone. Il tempo mi impedisce di fare dei riferimenti storici precisi. Aristotele dice no, per carità, perché? Perché se il contenente, il luogo è un contenente, fosse la sagoma, cioè fosse la superficie del corpo contenuto, allora vuol dire che siccome la superficie è a sua volta contenuta in un luogo, ci sarebbe un luogo del luogo e via di seguito all'infinito. Ma andare all'infinito non è possibile. Perché? Perché la scienza è una determinazione.
Se io vado all'infinito, non determino mai il concetto. Se è un debito, no? Non lo pago mai, ma continuo a rinviare l'infinito, non risolvo per niente. Se per la scienza è una spiegazione, scienza est scire per causas, quindi devo indicare la causa, e se per indicare la causa continuo a rinviare all'infinito, non spiego per niente. Come pagare il debito se lo rinvio all'infinito? Non può rinviare niente. Quindi non è pensabile che il luogo come contenente sia la forma del contenuto, perché allora in questo caso la forma sarebbe contenuta a sua volta in un luogo, ci sarebbe un luogo in un luogo, questo luogo a sua volta in un luogo, e per infinito. E Aristotele dice, sì certo, è un contenente, ma non è continuo, bensì contiguo al contenuto. Che differenza c'è tra continuo, in greco synekes, contiguo, synapton. Due cose, dice Aristotele, sono continue quando hanno un confine in comune, mentre sono contigue quando i confini sono ben separati. Ma si cum tangit, no? Si toccano, questi due fogli non hanno un confine in comune, ma si toccano. Benissimo. Il luogo è un contenente che è non continuo, ma è contiguo con il contenuto. Cioè è il limite del contenente, contiguo, non continuo con il contenuto. E allora ci pensino bene, questa dottrina, che ripeto, poi se avessimo tempo vedremmo che in Locke... negli essay proprio ritorna pari pari, no? Allora se il luogo è il limite, cioè il confine del contenente contiguo col contenuto, questo ha un corollario, che il luogo è immobile. Perché? Perché ancora una volta se si muovesse, siccome il movimento è il passaggio dalla potenza all'atto secondo il luogo, vuol dire che ancora che avremmo un luogo nel luogo. E quindi ecco, uno dei punti basilari, il luogo è immobile. Con un bisticcio di parole potrei dire il luogo è il luogo del movimento, il luogo è la regione del movimento, ma come regione del movimento è immobile. La dottrina metafisica per cui il movimento implica un principio immobile, i motori, badino, dico i motori, non il motore, i motori immobile, mobili, sono 55, e tutti sono dei, per cui non siamo in un monoteismo, insomma, siamo in un assoluto politeismo, parlo di motori immobili, cioè la dottrina per cui i movimenti implicano i motori immobili, ha qui la sua radice. Per cui la metafisica di Aristotele non è una costruzione a prioristica, ma è una esigenza che nasce come esplicazione della causa ultima che viene dall'analisi del sensibile. È stato molto ben accennato prima da dottore Galli quando diceva appunto realismo. Accanto alla dottrina del luogo, qualche flash e poi chiudo, la dottrina del tempo, il quale dice Aristotele è la misura del movimento, cioè numerus, no, il numero vuol dire misura. Perché se il movimento è una realtà esistente, e il movimento è un modo d'essere di un corpo, il corpo è misurabile, ma è misurabile non solo secondo la sua pluralità, il suo plethos. Quanti siamo? Qui siamo tre, lì siamo 100 persone, là ce ne sono 1000, là ce ne sono, quindi secondo il plethos, ma è misurabile secondo il prima e il poi. Benissimo, il tempo è esattamente numerus, cioè la misura del movimento secondo il prima e il poi. E quindi il tempo implica successione. E come tale è una funzione matematica, perché il numero è una funzione matematica. Anche qui, en passant, quando Kant, nella Critica della ragion pura, legherà il tempo
alla successione, e beh, en passant, riprende Aristotele. Ecco perché dicevo, perdura nei secoli. E un capitolo particolarmente suggestivo della dottrina del tempo è quella dello tonun, dell'ora, dell'istante. Soltanto due flash per via sempre di questo infernale strumento. L'istante, dice Aristotele, non è tempo, ma è il limite del tempo, così come il punto non è parte della linea. Se io divido la linea, dovrò trovare sempre linee. Cioè, se io spremo l'arancia, l'arancia dovrò trovare sempre arancia. Non posso trovare limone. Se io spremo, divido la linea, dovrò trovare sempre linee. Se io spremo, divido il tempo, dovrò trovare sempre tempi. Ma l'istante non è appunto un tempo, è il confine di un tempo. Ed è un confine che è un uno per sé, che è un due per noi. Cosa vuol dire? Dice, follia. No, non è fatto follia. È un uno per sé, perché l'istante è uno come limite che separa il passato da il presente, oppure il presente dal futuro. Cioè è un unico istante che separa l'adesso da quello che verrà. Ma noi l'abbiamo contato due volte, l'abbiamo contato come limite dell'adesso e come limite del poi. Quindi è un uno, no? Che si conta due volte. E infine un ultimo flash, ma proprio flash, prometto che finirò entro tre minuti, non di più di tre minuti. Un cenno, semplicemente un cenno alla dottrina del vuoto, perché? Anch'essa implicata. Perché per vuoto si intende un luogo privo di corpo. Sarà la stessa teoria che poi Torricelli, se noi andessimo a leggere Torricelli, il vitrum è proprio questo, il vacuum è proprio questo, è il sine corporibus. E Aristotele dice il vuoto non esiste, perché? Perché se si intende un luogo privo di corpo, e poiché noi abbiamo definito il luogo come il limite di un contenente contiguo al contenuto, è chiaro che se non c'è il contenuto, cioè il corpo, non ci può essere neanche il limite del contenente. Quindi il vuoto non esiste. Il vuoto esisterà fuori dal mondo. Il mondo, ma qui entriamo nell'astronomia, no? Il mondo è un sistema di sfere e fuori di esso c'è il vuoto. E accanto alla inesistenza del vuoto c'è anche, Aristotele pone anche la inesistenza dell'infinito. Perché il vuoto richiama l'infinito. E l'infinito, dice Aristotele, esiste soltanto in potenza. Dove? Nella serie numerica. Dove finiscono i numeri? 1000, 10.000, 100.000, 1 miliardo, 100 miliardi? No. Potenzialmente sono infiniti, ma appunto potenzialmente in atto, in entelecheia, non c'è l'infinito. E nelle generazioni, quando cessano le generazioni? Data l'eternità del mondo, le generazioni non finiranno mai. Signori, questi sono grosso modo i capisaldi. Come vedono, mi consentano di chiudere questa mia chiacchierata sottolineando quello che è l'aspetto, a mio modo di vedere, basilare, cioè la fisica di Aristotele, interpretazione. Certo, non manca di studiare, qui volutamente ho prescisso, no? La spinta, l'attrazione, il proietto che viene lanciato, quindi il lancio, quindi aspetti che potremmo dire fisici in senso stretto, in senso odierno, ma è fondamentalmente una filosofia del sensibile. È una filosofia della realtà diveniente. E come tale, ben si capisce perché gli studi più agguerriti di epistemologia, non soltanto di storiografia aristotelica, sarebbe un giocare in casa, no? Non è bello vincere in casa, è meglio vincere in trasferta, no? Gli studi più
evoluti, più critici di epistemologia, oggigiorno tendono a una forte, a un massiccio recupero della fisica aristotelica. E grazie della pazienza e dell'attenzione accordatami. A voi.